Il ghiacciaio di Bochin. In una fase molto fredda dell'era glaciale che risale a 20.000 anni fa, i ghiacciai si estendevano ancora per l'ultima volta dai poli terrestri fino al lontano entroterra dei continenti e coprivano tutte le regioni montuose più alte. Il ghiaccio che si raccoglieva sulle Alpi Giulie scivolava verso le Prealpi passando per le valli dei fiumi Isonzo e Sava. Dalle cime orientali del Monte Triglav invece scorreva verso Bochin e continuava il proprio percorso fino alla zona di Bled. Nella fase di massima glaciazione il ghiacciaio di Bochin raggiungeva uno spessore di circa 800 metri e si estendeva addirittura oltre gli alti confini delle vallate. Durante la marcia il ghiaccio levigava la superficie sottostante fino a formare le caratteristiche valli a forma di lettera U. Durante l'ultima glaciazione del Pleistocene, il ghiacciaio di Bochin copriva l'intera zona di Bled e tutte le basse cime montuose che la circondano. Si estendeva quasi fino alle Stse e Radoulica, di conseguenza deviò alquanto il flusso del fiume Sava-Dolinka verso oriente. Nella tundra e nella taiga che circondavano il ghiacciaio vivevano bisonti, mammut, alci, cervi, lupi e le marmotte delle Alpi. L'ultima glaciazione del Pleistocene non fu la più fredda. Nella fase della sua maggiore estensione, il ghiacciaio di Bochin copriva anche la maggior parte delle pianure montuose. Durante uno dei più antichi picchi di glaciazione si estendeva verso oriente oltre Radoulica e lasciò dietro di sé la tipica morena frontale chiamata Oblagorica collina sferica. Ma ritorniamo alla fase dell'ultima glaciazione. In questo periodo l'orlo del ghiacciaio raggiungeva la zona tra le Stse e Zasip, dove sono ben visibili due colline formate dalle morene frontali. Oggi vi sono poste in cima le chiese dei paesi Zasip e Sebenje. Il margine del ghiacciaio però continuava oltre Dougobardo verso Sgornje Gorje. In questo punto la parte terminale del ghiacciaio quasi si staccò dal resto del corpo che portava il ghiaccio lungo la valle Radona. Le due parti del ghiacciaio lasciarono dietro di sé due anfiteatri naturali divisi da una stretta cresta. Il ghiaccio ostriva anche l'entrata al Vindgar presso Bled, perciò ebbe lì origine un piccolo lago. Quando il ghiaccio incominciò a sciogliersi, il ruscello Recica scavò il proprio letto tra i depositi lacustri e in questo modo rivelò la sequenza dei sedimenti laminari che si erano depositati durante lo sbarramento della valle. L'era glaciale fu caratterizzata da un clima molto variabile. Durante le fasi più fredde i ghiacciai si espandevano, mentre durante quelle più miti si restringevano, ovvero si scioglievano. Durante l'avanzamento il ghiacciaio spingeva ed accumulava dinanzi a sé il detrito sottostante che si raccoglieva frontalmente formando protuberanze, chiamate morene frontali oppure terminali. Le tracce dei primi due rallentamenti dell'avanzamento del ghiacciaio di Bochin nella fase del Pleistocene finale sono individuabili in due morene frontali presso Dobravica. Nella zona pianeggiante di fronte al ghiacciaio l'acqua ristagnava e col tempo vi si formarono delle paludi che sono in parte ancora presenti presso Blata e Jezerca. Durante lo spostamento dalla zona di Bled, il ghiacciaio frenò la propria corsa almeno per tre volte, come ce lo dimostrano le morene frontali presso Pezzovca e sopra la riva nord-orientale del lago. L'età della loro origine non ci è nota con precisione, ma possiamo dire che hanno meno di 20.000 e più di 14.000 anni. Nella zona adiacente alla fronte del ghiacciaio che si stava ritirando cominciò a formarsi il lago di Bled. Il livello di superficie del lago era più alto di 20 metri rispetto a quello attuale. L'acqua defluiva sotto la zona di strage attraverso la valle che oggi viene chiamata Dindol. Solo quando il ghiacciaio si ritirò nella valle del fiume Sava-Bochinka si aprì la foce, presente ancora oggi chiamata Jezernica presso Mlino. L'odierno perimetro del lago ha verosimilmente meno di 14.000 anni. Il clima continuava a riscaldarsi ed incominciò ad assomigliare a quello odierno. Il ghiaccio si scioglieva velocemente e si ritirava nelle zone più alte finché non sparì del tutto. Quando il supporto fornito dal ghiaccio venne meno, si verificarono lungo le pareti montuose varie frane e crepe nelle rocce. Ai cambiamenti del clima sono legate anche l'origine dei terrazzamenti glaciofluviali formati dai depositi e dai solchi dei fiumi lungo le valli dei ghiacciai ormai scomparsi. Durante le fasi più fredde i fiumi accumulavano grandi quantità di materiale sedimentario, mentre durante quelle più calde il materiale veniva portato via dalle correnti. Terrazzamenti originati da tali fenomeni sono visibili tra Šobec e le Stse. Essi vennero formati dal fiume Sava che con un profondo letto delimita la regione di Bled. Molto pittoresca risulta la zona della valle fluviale presso Brie.
Dal ritiro dei ghiacci dipesero anche le prime tracce di frequentazione umana della zona di Bled. Manufatti in pietra che risalgono alla fase recente del Paleolitico sono stati rinvenuti nella grotta Poglejska Cirkev, situata lungo la parete che sovrasta il verde anfiteatro lasciatoci dal ghiacciaio di Bohin. Bled nell'antichità. La regione del lago di Bled, protetta dalla corona degli altopiani delle Alpi e separata dalle pianure dell'Alta Carniola dal profondo letto del fiume Sava, era abitata dall'uomo già in un'epoca molto antica, come ci testimonia la presenza di molti siti archeologici sul territorio. I resti più antichi della presenza umana in questi luoghi risalgono al periodo dell'ultima glaciazione. 14.000 anni fa si sono insediati nei pressi dei piani erbosi di Bled i cacciatori dell'epoca glaciale. Nella grotta Poglejska Cirkev presso Polšice sono stati rinvenuti i loro utensili in pietra, resti di focolare e molte ossa animali. Gli utensili per la caccia venivano ottenuti dalle schegge di selce e la selvaggina più cacciata era composta da stambecchi, caprioli e marmotte. A partire dall'ultima fase dell'età della pietra e durante tutta l'età del rame, più di 6.000 anni fa, la regione di Bled, grazie al clima mite e alla terra fertile, diventò invitante anche per i coltivatori e gli allevatori che vi si insediarono. Gli abitati venivano costruiti preferibilmente in zone difficilmente raggiungibili, come ad esempio sulla roccia a ridosso della gola del fiume Sava Bohinka presso Bodešce, oppure sull'isola al centro del lago di Bled. Qui sono state rinvenute punte di freccia in pietra di ottima fattura, il che fa pensare che l'attività della caccia costituiva ancora un importante modo di approvvigionamento del cibo per le comunità dell'epoca. La regione di Bled ha conosciuto una propria prima fioritura nell'età del bronzo. Di questo fatto sono testimoni i reperti risalenti al periodo tra il XIII e XI secolo a.C., ai quali gli esperti attribuiscono un aggiuntivo valore culturale. Sul fondo del lago, infatti, presso la foce del fiume Esernica, sono stati rinvenuti due pugnali, i quali, molto probabilmente, vi erano stati gettati a scopo rituale. Simili motivazioni vengono attribuite anche alla presenza di due tesoretti interrati sulla riva del lago. Il tesoretto più ricco conteneva 29 oggetti, asce in bronzo, un pugnale, frammenti di pane in rame, falcetti in bronzo, una lancia, aghi ed una guarnizione in lamina d'oro. Dal punto di vista abitativo, grazie alla sua posizione dominante e alla protezione naturale, il rilievo del castello acquistò un'importanza rilevante nel periodo successivo all'età del bronzo. All'inizio dell'età del ferro, infatti, circa nell'800 a.C., diventò e rimase fino all'arrivo dei Romani il centro abitativo della zona di Bled. Sul versante settentrionale del rilievo sono stati rinvenuti i resti di una casa rimaneggiata più volte che faceva parte dell'abitato databile all'età del ferro. La necropoli pertinente all'abitato in questione è stata localizzata nella zona oggi chiamata Pristava. Le indagini archeologiche hanno restituito 80 sepolture ad incenerazione e due zone adibite all'incenerazione stessa dei defunti. Nelle tombe accanto alle urne sono stati rinvenuti diverse forme di vasellame e oggetti d'ornamento, tra i quali sono presenti soprattutto molte fibule. L'epoca romana non ha lasciato molte tracce di sé nella regione di Bled, poiché veniva considerata come un piccolo territorio periferico in un immenso impero. La civiltà romana ha però raggiunto anche queste zone. Gli scavi presso Želece e Zasip hanno portato alla luce delle mura appartenenti a ville romane.
Le fibule ornamentali ivi rinvenute testimoniano la presenza di nuovi influssi della moda romana, mentre i rapporti con la capitale Roma sono testimoniati dalla presenza di monete che riportano le sembianze degli imperatori romani. Nella tarda antichità il rilievo del castello divenne di nuovo un centro abitativo. Nel V e VI secolo d.C., sul versante occidentale del rilievo vi era un insediamento fortificato abitato dai romanici originari del luogo. Questa popolazione, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, fu soggiogata dapprima dalle popolazioni germaniche dei Goti orientali, poi da parte dell'impero bizantino durante il regno dell'imperatore Giustiniano ed infine dai Longobardi. I loro defunti venivano sepolti lungo la via sopra l'abitato. Le donne usavano portare gli ornamenti caratteristici dell'epoca, come ad esempio la fibula a forma di pavone, simbolo cristiano della vita eterna. La più alta densità della popolazione in queste zone viene registrata nei siti risalenti all'alto Medioevo. La regione di Bled faceva parte della Carniola, patria degli Slavi, come viene chiamata la Carniola alla fine dell'VIII secolo da Paolo Diacono nel suo famoso lavoro Storia dei Longobardi. Uno dei siti più importanti è quello di Pristava, situato sotto il castello di Bled, dove gli archeologi hanno portato alla luce un'importante necropoli e resti di un insediamento slavo, cioè case in legno ad un piano composte da travi o grosse assi. Gli slavi di Bled erano contadini e allevatori di bestiame. Si dedicavano a diverse attività artigianali come alla carpenteria, al mestiere del fabbro e quello del vasaio. Presso Sebenie è stato rinvenuto un tesoretto composto da oggetti in ferro che testimonia il modo di vivere di una persona del luogo, contadino durante i periodi di pace, soldato di cavalleria durante le guerre. Tra i numerosi oggetti ornamentali sono presenti a Bled anche alcuni caratterizzati da simbologie cristiane, che testimoniano il graduale passaggio alla fede cristiana della popolazione di questa regione, soprattutto durante il IX secolo. Non a caso, le fondamenta di una delle chiese più antiche sono state scoperte sull'isola del lago di Bled. Bled è emerso dall'anonimato della storia nel 1004, anno in cui vengono datati documenti scritti nei quali il nome appare per la prima volta. Già nel 1011, in altri scritti, viene nominato il castello e nel periodo seguente, fino alla fine dell'undicesimo secolo, si leggono in vari documenti anche i nomi della maggior parte dei paesi della regione di Bled. La zona di Bled è situata nel punto in cui si incontrano le Alpi, il Mediterraneo e la Pannonia. Al centro della relativamente pianeggiante regione di Bled, tra le vette, si estende il lago e in cima ad una rupe scoscesa si trova il castello millenario. Come scrive il poeta Prešeran nella Carniola, non c'è luogo più bello di questo, è l'immagine del paradiso. Bled appare nella documentazione scritta per la prima volta nel 1004, mentre il castello nel 1011.
Nei documenti della donazione della signoria di Bled da parte del re tedesco Enrico II alla diocesi di Bressanone, Bled viene menzionato con parole in lingua latina come podere denominato Bled, situato nella regione con il nome Carniola e così pure il castello di Bled. Il castello di Bled divenne il centro amministrativo dei possedimenti territoriali di Bressanone nella Carniola Superiore. Dell'originale forma architettonica del castello non abbiamo notizie. Secondo i confronti risalenti all'XI secolo si sarebbe trattato verosimilmente di una zona abitativa a palazzo con giardino circondata da una cinta muraria. Nell'area sottostante al castello era situato il cimitero. Qui sono stati rinvenuti vari tipi di spille decorate, alcune con effigie del sovrano, altre con immagine dell'agnello divino, la stessa che si ritrova anche nello stemma della diocesi di Bressanone. Il castello fu amministrato per più di 300 anni dai ministri dei vescovi, che spesso assumevano il nome di Bled. Probabilmente nel XII secolo venne costruita nel giardino del castello una cappella a sé stante e la cinta muraria esterna. Verosimilmente nel XIII secolo invece venne costruito il secondo palazzo. Della costruzione risalente al Medioevo non ci è rimasto molto. Parzialmente conservati sono la cinta muraria e la torre orientale con l'entrata secondaria in stile romanico. Dal 1371 fino alla metà del XVI secolo, i vescovi di Bressanone dettero in appalto la signoria ai signori Craik. Il castello divenne un centro commerciale e culturale dove si riuniva la società di quel tempo e dove si potevano incontrare persone di diverso stato sociale e appartenenti a diverse professioni. In questo periodo vennero costruiti il secondo palazzo e la cappella in stile gotico. Nel 1458 il castello ospitò il vescovo di Bressanone Nicolaus Cusanus, cardinale, teologo e filosofo, uno dei più illustri personaggi del XV secolo. Quest'ultimo si adoperò per la ricostruzione del castello che si presentava in pessime condizioni. Il terremoto del 1511 provocò molti danni al castello e, come ci testimoniano i progetti che si sono conservati, subito dopo incominciarono i lavori di ricostruzione. L'intera signoria di Bled fu scossa da svariati disordini. Le rivendicazioni dei contadini con delle vere e proprie ribellioni e l'avvento di idee di tipo protestante. In questo periodo la Bibbia fu tradotta in varie lingue e la sedicesima fra queste fu proprio lo sloveno. Le prime immagini grafiche di Bled e del castello risalgono al 1679 e 1689. Dopo il terremoto del 1690 il castello fu di nuovo ricostruito. Le fondamenta appartenenti a questa ricostruzione sono ancora conservate. Anche la cappella fu ristrutturata e dipinta in stile barocco. Le riforme sociali del XVIII secolo liberarono i sudditi dagli obblighi feudali. La diocesi di Bressanone, dopo lo scioglimento dell'obbligo territoriale nel 1848, non si interessò più della signoria di Bled, che alla fine fu anche venduta. Il palazzo del castello perse la propria funzione originaria di sede feudale. Nel XIX secolo il castello sulla Rupe e l'isola al centro del lago divennero, per la propria bellezza paesaggistica, uno dei punti turistici più importanti del territorio sloveno e Bled acquisì una valenza simbolica e politico-nazionalistica della slovenità. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il castello divenne proprietà dello Stato e fu proclamato monumento nazionale. Tra gli anni 1951 e 1961 fu sottoposto ad ampi lavori di ristrutturazione. Allora divenne un attraente luogo da cui si gode una bella vista, mentre al suo interno fu allestito un museo.